Per la rubrica degli approfondimenti di Arte20 News siamo a Firenze e incontriamo Salvo Calleri, presidente della Fondazione Caponnetto, da anni impegnata per la lotta alla mafia. Salvo, è un momento di grande impegno per la Fondazione e anche di grande fatica per tenere alta l'attenzione contro la mafia. Sì, noi stiamo vivendo il momento più buio degli ultimi 30 anni. Sembra banale, ma in realtà purtroppo è così. Abbiamo in questo momento la possibilità che i boss stragisti di Cosa Nostra, condannati all'ergastolo ostativo, escano dal carcere l'anno prossimo. Perché l'ergastolo ostativo per i mafiosi è stato messo in discussione prima dalla CEDU e poi dalla Corte Costituzionale, che ha dato un anno di tempo al Parlamento per intervenire. Il Parlamento in questo momento si sta dimostrando lento. Il tutto avviene all'interno di un contesto in cui di mafia si parla poco, si parla solo durante le ricorrenze. E se ne parla a volte anche nel modo sbagliato, perché nel modo retorico. In realtà bisogna essere un pochino più combattivi, bisogna farlo tornare, come è riuscita anche più volte a dire il vero la Fondazione Caponnetto in questi primi 6 mesi dell'anno, dobbiamo farla ritornare un tema. Deve essere un tema della politica. In realtà non lo è, lo vediamo anche con i recovery fund, recovery che in buona parte saranno anche contesi dalla mafia. Perché sono soldi. Lo vediamo anche che c'è un'inchiesta in cui ancora non ci sono rinviati a giudizio, che riguarda un tesorone delle organizzazioni mafiose, ma di cui si sa pochissimo. E noi abbiamo stimato che il tesorone delle organizzazioni mafiose italiane, ossia quanto raccolto da loro da quando sono nati ad oggi, è pari a 3.000 miliardi di euro a giro per il mondo, con banche senza IBAN. Con conti correnti in banche senza IBAN, cioè quindi voglio dire con titoli al portatore che girano. Quindi la situazione è grave perché non se ne vuole parlare a sufficienza e soprattutto non si vuole agire a sufficienza. E non mi riferisco alle forze dell'ordine, il problema è della classe dirigente. Le notizie di cronaca hanno tolto i veli su chi ha detto per molto tempo che la mafia è un problema solo di alcune regioni e non della Toscana. Cosa puoi aggiungere? La mafia è un problema europeo e mondiale, non è mai stato solo un problema delle sue terre d'origine. Si sono spostati dalle terre d'origine da un sacco di tempo. Per esempio, pochi se lo ricordano, ma noi ce lo ricordiamo perché abbiamo lanciato l'allarme noi. Ma anche quest'anno, a inizio anno, a Firenze hanno arrestato un boss di primo, insomma, da Coppa dei Campioni di Cosa Nostra. Quindi voglio dire, abbiamo avuto già un sacco di operazioni contro la mafia o contro comunque gruppi criminali, anche se non sono riconosciuti come mafiosi ancora. Anche oggi ci sono delle operazioni, una sul caporalato e una sui rifiuti nei capannoni industriali. Abbiamo avuto poi il caso delle concerie, a cui auguro a tutti l'innocenza, ma che comunque alcuni fatti sono conclamati, a prescindere che siano reato o meno. Quindi voglio dire, c'è stata una sottovalutazione del problema in Toscana, totale. Su un tavolo politico, quali sono i prossimi impegni della Fondazione Caponnetto? Allora, innanzitutto stiamo seguendo da vicino la nascita dell'Osservatorio Antimafia, che avrà il nostro appoggio se sarà costituito bene, che non avrà il nostro appoggio se sarà costituito male. Al momento sembra costituito bene, vediamo cosa esce. Quali sono le prossime iniziative della Fondazione? Prossimi impegni, dobbiamo fare il report su Lucca, il report su Pavia e poi probabilmente faremo qualcosa a luglio al Giardino Caponnetto. Salvo, puoi suggerire qualche pubblicazione per chi vuole approfondire questo argomento? Io andrei a recuperare un libro, Divorati dalla mafia, di Jean-François Guéraud. È di alcuni anni fa ed è fatto molto bene. Poi mi guarderei anche le pubblicazioni del giornalista Borrometi, che sono molto interessanti. Questi sono i miei consigli per gli acquisti.